Ragazzi, buongiorno. Oggi è il 18 agosto e volevo ricordare una data importante, il 18 agosto del 1920, quando negli Stati Uniti viene ratificato il 19° emendamento che permette alle donne finalmente di votare, il famoso diritto di voto alle donne. Il quale è risultato di sacrifici immani fatti dalle donne americane di quegli anni, ma anche degli anni molto precedenti, già da metà dell'Ottocento. Sacrifici importanti, spesso anche proprio della propria vita, sciopero della fame, venivano imprigionate, violentate, picchiate, stavano per settimane di fronte alla Casa Bianca sui marciapiedi a manifestare contro il recalcitrante presidente degli Stati Uniti, hanno girato in lungo e largo il paese su dei vagoni per esprimere la loro volontà, il loro diritto. Perché il voto può sembrare una piccola crocetta sul nome, ma in realtà è una possibilità che noi abbiamo di decidere l'andamento, la direzione verso cui deve andare il nostro paese. È come se voi foste in una famiglia di fronte al budget mensile e poteste decidere da che parte spendere i soldi, al di là dei generi alimentari, come spenderemo i nostri soldi? Vogliamo spenderli per andare a vedere un film, per andare al ristorante, per andare in vacanza o per comprare una borsa? Ecco, votare, ovviamente su tutt'altro piano, è un po' come decidere da che parte il vostro paese deve andare. Quali sono le priorità della vostra famiglia? Ricordiamoci i sacrifici di tutte le donne che ci hanno preceduto per poter andare a votare. Mi piace Beatrice Luzzi quando diventa politica impegnata, ma soprattutto oggi la troviamo in versione suffragetta. Ciao!